Sì, buongiorno a tutti. Questa mattina si parlava di mano sinistra. Faccio un briefing generale, veloce, un sunto per chi è la prima volta che si collega con me. Io sono Conti Raffaele, sono un fisarmonicista. Ho qui la mia fisarmonica nel momento in cui servisse, per dimostrazioni o eccetera. Mi sono proposto non come un insegnante assolutamente, ho i miei pezzi di carta per dire comunque sia, almeno per essere leggermente giustificato riguardo quello che dico, e ho cominciato a fare questi interventi nell'ambiente della fisarmonica, dei fisarmonicisti in un gruppo specifico, poi dopo per questioni di condivisione mi trovo, diciamo, tra virgolette, costretto a farlo dalla mia pagina, anche se avrò meno riscontro con voi. Però ho cominciato a fare questa cosa per cercare un po' di cambiare la mentalità dei fisarmonicisti in generale. Intanto mi dispiace molto, ed è una cosa molto che in qualche modo mi delude e in altri aspetti mi deprime. Quale? Quella di trovare sempre un sacco di polemiche, cioè facciamo esattamente quello che succede nella nostra società, cioè siamo razzisti con i nostri simili e più stanno vicino a noi e più siamo razzisti. Sento un sacco di persone che si lamentano per come la fisarmonica viene utilizzata. Ognuno ci fa un po' quello che vuole. Faccio un esempio stupido, ma proprio stupidissimo, La matita. Ma la matita è un oggetto comune, di dominio pubblico. Chi vuole se la compra, come la fisarmonica. Poi mica tutti, comprandosi una matita, diventano degli artisti o degli scrittori. C'è chi ci scrive la lista della spesa, oppure c'è chi ci vorrebbe uccidere qualcuno, è possibile, no? Con una matita. Cosa ne penso io dell'uso della fisarmonica, dei bassi, di come le persone usano la fisarmonica? A me quello che più interessa è come le persone usano lo strumento fisarmonica per fare musica. C'è un signore, anche interessante, un DJ, vestito da pagliaccio tipo Hit Terror, e lui suona la fisarmonica nelle sue composizioni. Gli servono i bassi? Ma forse sì, ma poi lui usa anche elettronica. E che cosa vogliamo dirgli? Antonello Salis, è vero che usa i bassi, è vero che suona suona da paura, cioè secondo me suona da paura. Io andrò a vederlo presto, non questa sera, ma al Jaff a Castelfidardo ci sarò a vederlo, perché è sempre una gran botta di energia uno che usa lo strumento fisarmonica per fare la sua musica, un po' fregandosene di quello che si dice che la fisarmonica dovrebbe essere, ok? Per cui la mano sinistra, quando io suono anche in due con il mio bassista, in ampie parti i bassi non li uso, li uso quando mi serve, quando ne sento la necessità. Ci sono dei brani che voglio suonare da solista, è chiaro che mi devo tirare giù delle linee di basso o studiare degli ostinati, anche se non sono un classico. Per cui, liberi di usare la vostra mano sinistra come volete, se vi serve è chiaro che andrete a cercarla e per cui troverete consigli utili. Voglio anche tagliare un'altra testa, cioè ho sentito alcuni paragoni tra la fisarmonica e il pianoforte, la fisarmonica e gli altri strumenti, la fisarmonica e l'orchestra. Ma mi chiedo io, che senso ha? Si parlava della sirena Disney che viene fatta di colore, nera. Noi tutti ci sono lamentati. Poi è arrivato il più autorevole studioso di folklore e ha detto: scusate, volevo dire solo una cosa, ma le sirene non esistono. Anche qui mi viene da dire, il problema non lo vedo. La fisarmonica è uno strumento, ha le sue possibilità,
ha le sue possibilità. Vogliamo noi fare a gara chi è meglio, l'uomo o la donna, il cane o il gatto? Sicuramente per prendere i topi è meglio il gatto, per andare a tartufi o passeggiata in compagnia forse è meglio il cane. La fisarmonica per me è uno strumento che, sfruttando le sue possibilità, si può chiaramente adattare a molti generi. Il lato negativo della fisarmonica è che il suono non decade, non è il suono di un bel pianoforte, di un bel vibrafono, di una chitarra. Plom, plom. Con la fisarmonica non farai mai un'arpeggiata come un'arpa o come una chitarra, ad esempio. Con la fisarmonica non accompagnerai mai come un chitarrista manouche. Al limite puoi accompagnare con un fisarmonicista manouche. Perché la fisarmonica non è così di facile approccio come il pianoforte, ok? In più non è così, come si dice, distesa come il pianoforte. Abbiamo già una visione verticale, abbiamo tutta una mano sinistra che è una metà dello strumento che per molti è ostrogoto e sconosciuta. Ma quando io avevo 15 anni, certo Stefano Sperindio, che è un insegnante che è anche un fisarmonicista che suona da ballo davvero e suona anche bene, è stato il mio maestro e mi voleva far credere che con la mano sinistra era possibile suonare la scala maggiore. Io smisi di suonare, lasciai perdere la fisarmonica e passai a suonare il pianoforte per qualche anno. Poi, ascoltando altri fisarmonicisti bravi che facevano musica che più nelle mie corde, per cui del jazz, del blues, roba moderna, mi ha fatto tornare nella fisarmonica. Andiamo un attimo nella ciccia e diamo qualche consiglio. Mano sinistra della fisarmonica. Io non sono un classico, per cui parlo della mia esperienza personale, che non è la verità, ma è una mia verità, quello che io, contraddicibile e discutibile. Ok? Però quello che io ho notato e quello che mi ha aiutato davvero è un pensiero che già alcuni fisarmonicisti hanno, cioè vedere la mano sinistra della fisarmonica come due strumenti distinti, basso e chitarra, per esempio. Può essere visto anche come cassa e rullante, pum cia cia, pum cia cia, magari un po' più veloce, pum cia cia, pum cia cia, pum cia cia, pum cia cia. Però questo qui è grosso modo quello che fa il batterista, anche se i batteristi mettono nel tre quarti il loro Charleston, cioè il piattino, questo qui, lo mettono sul secondo tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Immedesimarsi sicuramente nel brano che si sta suonando è un tre quarti. Il tre quarti lo posso accompagnare in questa maniera. Questa è la pulsazione base. Pum, cia, cia, pum, cia, cia. Come nella polca, la pulsazione binaria e puncia, 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 a marcetta, no? E nel tango invece ne abbiamo quattro, no? Per cui puncia, cia, cia, puncia, cia, cia, e anche in altri generi in realtà ne abbiamo quattro. Cosa cambia? Cambiano, anche James Brown faceva quattro, però cambiava un po' le suddivisioni ritmiche. Le suddivisioni ritmiche, come si fa a cambiarle? Intanto magari andando curiosamente a cercare quello che già c'è in giro e poi soprattutto si fa dividendo il tempo, cioè mi spiego nella pratica. Quando io sento un tre quarti non sento solo pum cia cia pum cia cia, ma sento già una sua scomposizione in ottavi. Cerco di prendere una scomposizione in ottavi e per questo mi diventerà pu pu cia 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 pu pu cia 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 pu pu cia 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 pu pu cia 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 cia. Nel momento in cui io riesco a scomporre, questo qui è un tempo di tre quarti, lo spiego, ok, dove c'è un basso e due schitarrate, pu cia cia, ok. Nel momento in cui io questo, al posto di vederlo così, lo vedo
così, tempo di tre quarti, pum, pum, cia, 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 ok? Per cui i battiti principali, adesso li segno, i battiti principali sono questi. Idealmente, per cui un tre quarti non solo si può accompagnare un 2-3, ma posso andarlo a dividere in due, in questa maniera. Pum, 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 pum. Okay? Non so se questa è una cosa che può essere utile. Secondo il mio punto di vista, sì, a che cosa serve la mano sinistra? Bene. Serve per accompagnare, per fare un ritmo, perché se uno suona un brano di folklore, anche di musica brasiliana, spesso e ben volentieri c'è un ritmo sotto, un groove si chiama nel termine, no? Quella cosa che va come nel liscio, c'è la polka, puncia, 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 o nel valzer, no? C'è questo incedere groove. Nella musica classica questo è molto meno presente, per esempio, ok? C'è più una parte orchestrale, okay? Ma non sono cose semplici, non sono per tutti e non servono a tutti. Adesso vengo a chi mi faceva delle domande specifiche. Una domanda specifica era la scala cromatica con la mano sinistra, un po' come le scale maggiori, un po' come le scale minori. Mi serve, come servirebbe a molti, a prenderne dei pezzettini. Parararam, no? Parararam. Come dice Kung Fu Panda, l'arte del Kung Fu non è semplicemente imparare una formula, una mossa, ma è riuscire ad applicare quella formula adattata al momento nel singolo caso, essendo pronti. Come si consolida una parte? Si consolida sempre battendoci forte, ok? Come si consolida, come abbiamo consolidato il mangiare con la forchetta. Per diventare maestro di mano sinistra o di quel passaggio, per poterlo usare, dobbiamo farlo molte volte. E poi, dopo un po' che non lo facciamo, magari lo perdiamo se non è una nostra routine. Scala cromatica. Io, per esempio, la scala cromatica e le altre scale le utilizzo se le ho utilizzate per molti anni e le utilizzo ancora per scaldarmi. La mano sinistra ci dà anche delle opportunità, avendo dei pulsanti che si raddoppiano, diciamo che alcune cose si possono prendere in un modo, altre si possono prendere nell'altro. Io non sto troppo a dire devi fare così e devi fare cos'ha, perché nei metodi alla fine si dà la diteggiatura è questa qui. A me è sempre venuto da pensare questo a un certo punto, che ognuno ha delle sue diteggiature, perché non è tanto un'agilità nelle dita, ma è più che altro una logicità personale nel pensiero. E per cui il pensiero tende ad andare in un certo modo, in una maniera più semplice, un po' come i capelli. Anche io posso fare la riga dall'altra parte, però i miei capelli la mattina si sveglieranno sempre così, sono fatti così. Le diteggiature, per cui in alcuni punti sono più comode e in altri punti sono un po' più scomode, ma questo è soggettivo. Vi dico qualcosa sulla scala cromatica veloce, la mia esperienza. La scala cromatica è una gran rottura di, perché c'ha una diteggiatura del cavolo. Quando faccio questa scala cromatica, cerco un po' di giocarci, mi scelgo dei suoni che non si ammazzano ma collaborano un po', ok? Oppure la faccio anche a moto contrario. Anche su due ottave, ok? Questo è il mio riscaldamento.
Intanto ci sono due modi, secondo me, di farle, perché uno, e questo è importante, quello dove c'è la prima nota più lunga, alcune note hanno le note di arrivo più lunghe. Se ne abbiamo tre, ne facciamo tre. Ma c'è anche quello lì che va di fila, senza pausa, no? Queste qui poi molto tecniche, per esempio, no? E per cui anche la mano sinistra, no? Poi il mio esercizio è quello poi di passare nella relativa minore, no? Qui ci è facile perché abbiamo subito cromatismo di fronte, no? E subito sotto il cromatismo, a distanza di un tasto vuoto, questo vuoto e questo, ok? Qui abbiamo subito la terza minore, okay? Che poi avrà la stessa diteggiatura spostata della nostra scala maggiore. È il contrario, scusate, per salire ha una diteggiatura differente e per scendere invece è come la scala maggiore. Chi è che suona con le scale maggiori? Perché se noi ci fermiamo alle cose che conosciamo nella società, nella scienza, nell'educazione, nella musica, nella fisarmonica, ma dove caspita pensiamo di voler arrivare? Non andiamo da nessuna parte, perché la mattonella più avanti non la conosco, mi spaventa. Studiare la scala cromatica serve per i passaggini. Questo è uno, per esempio. Anche qui la diteggiatura è roba vostra. Nel tango, per esempio, c'è anche l'altra formula dove si parte dalla quinta. No, io prima ho fatto quella corta, però insomma c'è anche questo. Oppure su che cosa può servire la scala cromatica? Anche all'indietro, però è sempre un frammento, si parla. Ad esempio. Oppure, quante volte l'abbiamo sentito nel valzer francese, no? Oppure nel latin. Per questo serve, no? Oppure, che ne so, per fare dei cambi di tonalità. La mano sinistra va assolutamente, per me, curata, perché quando ce l'hai, l'accendino, puoi decidere se tenerlo in tasca e non farlo vedere a nessuno, puoi decidere di tenertelo in mano senza usarlo e poi all'occorrenza usarlo. Nel momento in cui uno conquista una cosa, cioè comincia a volerla, la prima cosa è sempre il desiderio. Non si può sperare che la scala maggiore venga da noi. Il libro è importante, però una volta guardato 15 pagine di un libro e capito che, essendo cresciuti, uno capisce che nella musica sei tu il creatore, non c'è davvero una strada segnata. E ci sono delle strade segnate solo se uno vuole diventare una cosa ben definita, che già esiste. Ma nel resto della musica, grosso modo, è un po' così. Serve la scala maggiore. Il discorso è sempre nella potenza, nell'energia. Monk, in un post che io ho condiviso, diceva: la vostra nota può essere sottile come un ago
oppure magari grande come un tuono, che ne so. No, dipende da te. Quando io suono quella cosa lì, quella cosa funziona perché io ho cercato di metterla lì dentro, no? Oppure delicato. È questione di mettercelo, che non è comunque facile. E questo lo faccio come ho detto prima. Lo faccio in questa maniera qua. Un'altra cosa che volevo dire sulla mano sinistra, sentiamo come può cambiare una stessa parte suonata in maniera diversa, no? Perché io posso accompagnare un valzer così. Oppure. Sto cambiando la quantità di tempo che resta premuto il pulsante, il tasto, e questo dà un sapore diverso. Se lo premo sempre, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? Niente, come la verità. La verità non esiste. Cioè, io posso decidere di suonare tutto premuto, ok? Questo non dà fastidio, magari mi devo allenare per renderlo fluido, ma se io volessi davvero posso farlo, magari suono qualcosa di diverso, no? Che crea una melodia. Questo ha creato una melodia. Che... E cosa c'è di sbagliato in questo? Secondo me niente, vabbè, magari posso essere più energico, più deciso, posso avere la parte più sicura, questo di certo, ma però è un gusto. Per cui, mano sinistra, direi questo, fate caso a che cosa volete fare, anche l'accompagnare tutto legato, la polca. Ma è anche bello quando accompagno, mi piace invece premere molto. È fondamentale quella di fare caso a quanto premo o meno il basso. Per il momento chiudo, però avrete modo di riguardarla e di fare i commenti, mandatemi messaggi sugli argomenti, cioè quello che vi pare. Ok, anche le cose negative, specialmente le cose negative, ditemi, così almeno mi aggiusto. Buona musica a tutti, è stato un piacere per me fare questa diretta, spero che sia stata utile. Buona domenica, ciao ragazzi, grazie, grazie davvero, a presto.